Non si può dare una botta alla botte e una botta alla moglie ubriaca del vicino. Ormai purtroppo siamo alle soglie della povertà, che non si riesce più neanche a lavorare. La gente fanno fatica questa colpa della UE, sto pugnando la UE, l'Europa, anche sta Merkel, basta, Merkel. Berlusconi ha detto un sacco di cazzate, ma quella che è una corona inchiavabile, che lì è vero, perché la Merkel, dai. Da noi così in Romagna neanche in bassa stagione. Ci dispiace signore, gli diamo dietro la caparra, non è per cattiveria, ma noi neanche col sacchetto nella testa siamo dal divento, non è che. La UE, tutto un pugnettino di regolamenti, di aliquote, detto. L'altro giorno nel nostro comune non è venuto giù un'ispezione ispezionativa di questi della UE, tutto. Sono venuto giù col furgone, ho scritto UE, sono partiti già da Bruxelles, sono incazzato, sono arrivati giù, non parlavano neanche italiano, parlavano europeo, ho scappato sul cazzo, qual è quello? A un dato momento questi ispettori vengono lì nel nostro comune, c'era un podere, c'è un contadino che coltivava i pomidori, si sono fermati, il contadino! Oh! Cosa fai che coltivi i pomidori, Vornetta, vedi? È vietato! C'è l'esubero delle quote latte dei pomidori dove puoi coltivarci, ti diamo i soldi sfondo perduto se li smetti. Hai messo il recinto spino spinato, eh? Ha dovuto smettere, da me è lacrime, sto pure contro te. Assessore, come devo fare? Io ho un più bel podere. Cosa ti ho detto, contadino? Quanto ce l'hai? Ti devi evoluirci, ti devi. C'è il più bel terreno, fai qualcosa di nuovo, ci ho detto. Scusa, ma apri un bel campo nomade in franchising, che è un'idea nuova. Un bel lavoro, poi come investimento è basso, perché te gli devi fare, non gli fai di questi sgabbiosi di Ethernet, oggi l'Ethernet viene via con niente, lo trovi. Qui non è un lavoro impegnativo, perché te ti metti lì al burò, aspetta quando arriva la clientela, dice, buongiorno, signor Zingari, scomodatevi, avete i bagagli? Ah, guardi, siamo arrivati da 2 ore, ci dia il tempo, non è che possiamo così su 2 piedi rimediare. Ma noi però, dici che la gente c'è la crisi che non c'è più natalità, c'è pochi natali, adesso noi ne vogliamo fare uno che per Ferragosto, Gingoberto, perché vogliamo invogliare la gente a cosare, capito? Quella roba lì. Pubblicità progresso, noi per esempio le nostre farmacie diamo via i preservativi a gratis, diamo via a gratis. La marca si chiama Roulette Russa, uno su ogni 3 è boccato, che dopo vedrai che. Dopo diamo via la pillola del giorno dopo, che la gente venga e dice, farei la pillola del giorno dopo, passi domani che eventualmente vediamo, dai. Però adesso io non vorrei dire, però anche le donne c'è la sua colpa, perché al dato momento vi siete messi in testa che volete la parità sessuale, va là, l'uomo e la donna non siamo pari. Anche come sforzo, scusa, c'è una bella differenza. Un conto è tenere aperto il sacco, un conto è sbattilarci dentro, no?